questo nuovo video. Come avrete già letto dal titolo, il video di oggi sarà un tag di domande hot e non, quindi un po' un mix di domande. Un video in collaborazione con Chiara. Abbiamo deciso insieme di fare un video rispondendo alle vostre domande. Chi è Chiara? Se mi seguite su Instagram sapete già che io e lei ci conosciamo da un paio di mesi e ci siamo conosciute tramite Instagram. Niente, lei è una ragazza stra carina, stra gentile. Sicuramente arriveranno altri video come quello che vedrete tra poco. Sono molto 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 felice di registrare questo video con lei. Purtroppo lo dobbiamo registrare a distanza, ma sono sicura che arriveranno anche altri video insieme. Le domande che noi abbiamo segnato le abbiamo prese da TikTok, non così a caso. Noi circa una settimana fa abbiamo fatto una live su TikTok insieme. Sapete che adesso c'è la modalità che potete fare le live insieme come anche su Instagram. Abbiamo fatto questa diretta e voi ci facevate le domande, le curiosità vostre di domande hot e non. Proprio per questo sono qui a registrare il video con lei. Il video che voi starete vedendo oggi lo vedrete anche nel suo canale. Le domande che voi troverete nel mio video non saranno le stesse del suo, quindi io fossi voi andrei anche a sbirciare nel suo. Ovviamente prima di iniziare ti consiglio di andarci a seguire su tutti i social che vi lascerò qua da qualche parte e anche nell'info box. E allora io direi che siamo pronte per iniziare. Detto questo vi lascio al video. Siete mai state tradite? Ok. Vai Chiara. Allora, non lo so, non lo so sinceramente, credo di no. Però forse un pizzico di dubbio ce l'ho, non da Francisco assolutamente, da una persona che è venuta prima, però non lo so, probabilmente non lo saprò mai, ma fa niente, non mi importa, va benissimo così. E tu Natalie? Anch'io, boh, non lo so, ma forse una volta sì. Spero di sbagliarmi, però sì, forse sì. Sì. Ok. Niente. Avete mai fatto qualcosa di cui vi siete pentite? Vai. Aiuto. Allora. Costa. Sicuramente sì. Adesso su due piedi una cosa che mi può venire in mente. Non tanto che cosa ho fatto, ma che cosa non ho fatto, ossia aver iniziato appunto il percorso sui social prima. Mi pento di non averlo fatto prima. E tu? Sì. Io penso di no. Diciamo che quando prendo una decisione sono abbastanza decisa, quindi penso che non sarebbe giusto pentirsene, perché comunque è esperienza e se tu non fai una cosa in quell'istante, tipo nel tuo caso, un motivo ci sarà stato, cioè vuol dire che il destino aveva per te in programma adesso, in esempio. Esatto, bravissima. Quindi cioè io credo non essermene mai pentita di qualcosa. Bravissima, hai ragione secondo me, assolutamente. Prossima domanda, lo avete mai fatto in un luogo pubblico? Oh. Oddio, sto pensando, ma no. No? No. No. In un luogo pubblico proprio così, forse solo una volta. Adesso ci dici. Adesso ce lo dici. Al mare. Ma proprio mare mare o mare fuori? No, no, mare. A mare mare. Sì, mare mare, proprio. Oh, perfetto. Che grande. L'ultima volta che vi siete ubriacate. Vai. Ok. Allora, l'ultima volta che mi sono ubriacata, che non è stato proprio un ubriacarsi. È stato
molto tempo fa. Boh, penso quando avevo 18-19 anni, una cosa del genere. Forse la cosa più la volta più pesante, che in realtà non è neanche stato un ubriacarsi, è stato proprio il mio 18esimo compleanno. Ma non perché io non voglia bere, ma perché proprio l'alcol, boh, non mi piace, ragazzi. Beh, se anche piace, se mi sforzo, no? Meglio così. Fai bene, fai bene. E tu? Io sì, adesso mia mamma mi ucciderà, perché sicuro. Sì, in gita scolastica. Top. Però dove? Sono andata, ho fatto un po' il giro di Austria, Ungheria, Slovenia e okay. In Ungheria, diciamo, oddio, in Ungheria ci siamo fermati tipo una settimana e niente. Sei partita in quarta. Sì, sono subito partita, era tipo il terzo giorno, secondo, e sì, sono giocata ma proprio, cioè, storica. Questa, sì, ho ancora i video e mi vergogno a vederli. Me li hanno fatti e mi vergogno. Io credo di averli visti solo una volta questi video, mentre io ero in quello stato veramente che facevo delle cose assurde. Chissà, magari giorno lo pubblicherò su Instagram, ma non lo so, vedremo. Vedremo. Allora andate a seguirlo. Vedremo. La prossima è: avete mai pianto per amore? La domanda è: avete non mai pianto per amore? Esatto, perché boh, mamma, vabbè, mia. Rispondi prima te. Ok, allora, mia risposta è sì, ma sì, 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 sì. Fortunatamente non con Fra, perché sì, vabbè, ok, una o due volte sarà successo per tristezza, sì. Così. Però col mio primo fidanzato, sì, io piangevo praticamente tutti i giorni, ma non perché lui mi facesse del male psicologico, fisico, assolutamente no. Semplicemente perché eravamo molto diversi e io pretendevo delle cose che dall'altra parte non mi venivano ricambiate. Comprendo. Però nessuna, diciamo, nessun rancore, ecco. Però sì, ho pianto, però penso un po' a tutti. Sì, è vero, anche io penso che un po' tutti almeno una volta abbiano pianto per amore. E nel mio caso, ovviamente, per me mi sembra ovvio che sì, ma io piango un po' per tutto, quindi però sì, per amore sì, assolutamente sì, e penso sia anche normale. Ci lasciamo emozionare. Esatto. Avete dei piercing? Solo uno, ossia l'elix. Qui, appunto. Dov'è l'elix? Sai che non lo so. Davvero? Lo sapevi? No. Sì, no. Sull'orecchio sinistro. Ah, no, sai che non me ne sono mai resa conto. Sì, non si vede molto. Caso. L'ho fatto nel 2016 con la mia migliore amica dell'epoca. Mi piace tantissimo il piercing all'ombelico, però ho troppa paura, sono una fifona. E quindi... E tu, Natalie? Io sì, allora, io ho due piercing attualmente, e cioè quello della lingua e quello dell'ombelico. Quello dell'ombelico. Bellissimo. È stato il mio primo piercing, no, bugia, allora... Il mio primo piercing è stato al naso e avevo 14 anni quando l'ho fatto. Ok. A Cuba l'ho fatto, no? E poi dopodiché mi aveva preso infezione, cose varie, l'ho riaperto l'anno dopo e quando sono andata a riaprirlo ho fatto anche quello dell'ombelico. Sì. Ok, brava. E niente, adesso ho quello della lingua e basta così per adesso. Preso. Vabbè, ci sta. Ha fatto male alla lingua? Allora, la prima volta non tanto, perché io l'ho aperto due volte. La prima volta non ha fatto più di tanto male. Senti il pizzico normale, come se ti mordi la lingua. Ok, questa è più o meno la sensazione. Il problema sono i giorni a seguire, che passi una settimana infernale.
con la lingua gonfia fino al palato, che non puoi mangiare cose troppo dure, solo minestre, tipo queste cose qua. Io mi ricordo che mangiavo yogurt. Aiuto. Esatto, solo yogurt mangiavo. E poi, vabbè. Invece la seconda volta la seconda volta sì, ha fatto malissimo, anche perché ha il buco sul buco. Il mio buco del piercing vecchio si era chiuso e quindi al momento di aprirlo c'era comunque la cicatrice, ha fatto un dolore assurdo. Mamma mia. Sì. Invece i giorni a seguire non mi hanno fatto male, forse perché ero già abituata, siccome mi ricordavo, non lo so. Aiuto, mezzega. Domandona. Cosa faresti per 1 milione di euro? Ok, allora, cosa farei con 1 milione di euro? Sicuramente viaggerei un sacco, ma non da sola, porterei il mio ragazzo, le mie amiche, farei un po' di viaggi con tutti. Sì. Shopping, vabbè, ovvio, certo, naturalmente. E vabbè, un po' comunque li terrei da parte per il mio futuro. Giusto, brava. Io invece con 1 milione di euro, ma penserei a costruirmi una casa a piacere mio, indipendente, una villa. Vabbè, credo sì, sia il sogno un po' di tutti, vabbè. Comunque sì, costruire una casa da capo, proprio da zero, farla proprio come piace a me. E seconda cosa, viaggerei, ma viaggerei tutto il mondo, ovviamente lasciando qualcosa, perché comunque 1 milione sono tanti, tanti. Quindi lascerei anche io un po' per il futuro, ma soprattutto viaggerei. Cioè, il mio sogno è viaggiare tutto il mondo. So che non riuscirò mai a viaggiare tutto il mondo, però mai dire mai. Mai dire mai. Esatto. La prossima, credi nell'amore a prima vista? Sì, ci credo, e come? Perché, ad esempio, io di Fran mi sono innamorata appena l'ho visto. Praticamente, non vi racconto la storia perché appunto devo fare questo story time con lui ai 1000 iscritti, però vabbè. Sì, per me è stato un colpo di fulmine e quindi sì. E tu, Natalie? Anche io, a me è successa la stessa cosa. Sì, è successo uguale, è stato un colpo di fulmine, io lo chiamo così. Quindi io sì, ci credo assolutamente all'amore a prima vista. Ma secondo me finché non lo provi direi continuamente di no. Perché molte persone dicono ma va, non esiste, l'amore viene dopo. Però dipende dalle persone. Nel mio caso è successo subito, e storia complicata che non spoilerò appunto, però sì, è successo così a prima vista, appena ci siamo visti, col mio attuale ragazzo tra l'altro. Assolutamente. Un'esperienza che vorresti tanto fare? Allora, un'esperienza che vorrei tanto fare... Un'esperienza di lavoro... con i social, viaggiando. Adesso di preciso non so che cosa, vabbè, basta che ci sia appunto come lavoro il social e viaggiare. Ah, e un'altra esperienza è recitare sicuramente in un film o in una serie TV, assolutamente. Bello. Tu? Io mi piacerebbe tanto raggiungere il mio obiettivo, che comunque è il mio sogno di essere assistente di volo, quindi sempre viaggiando e volando, perché per me quello è volare e adoro. E niente, sempre fare un lavoro che mi permette viaggiare, conoscere altre culture, conoscere molte etnie. E chissà, magari, dato che sto comunque nei social, fare tipo la travel vlogger. Sì, è una delle cose bellissima, che chissà un giorno, però sì, mi piacerebbe tanto. Assolutamente. Bello, bello, bello. Siamo arrivati all'ultima domanda. È a che età la prima
relazione sessuale. Ok. A 17 anni, il giorno dopo del mio compleanno. Wow. Hai festeggiato così questo stato di regalo. Wow. Grazie, che regalo. Vabbè. E tu? Io ai 15 anni. Ok. Per cultura cubana noi dobbiamo aspettare i 15 anni per fare tutto praticamente, anche per truccarti. Ma dai. Sì, ne parlerò comunque, farò un video a riguardo, quindi non vi spoilerò tanto, però una di queste cose che puoi fare è appunto avere il tuo primo rapporto sessuale dopo i 15 anni. E quindi io ai 15 anni, quasi ai 16. Hai preso l'occasione. Ho preso l'occasione e, come si dice, carpe diem. Esatto, ho capito. Bene, ed eccoci qua. Come al solito io mi dimentico, non so cosa succede con la videocamera, che mi scordo di schiacciare, non lo so. E non ho registrato la fine del video. Come vedete ho registrato l'inizio ed ero convinta di aver fatto anche la fine, ma così non è stato. Quindi proprio per questo ci ritroviamo. Per questo vi faccio la conclusione del video oggi, dandovi un enorme abbraccio e un forte bacio. Guardate là, c'è una novità che è appena arrivata. Lasciamo stare. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, ma anche a quello di Chiara, che vi lascio tutto nell'info box descrizioni. E noi ci vediamo in un prossimo video.